nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte che ammazza. Rifondazione Comunista, la federazione della sinistra ha aderito all'iniziativa promossa dalle associazioni ambientaliste del territorio perché si possa mettere fine ad una situazione devastante di distruzione della natura e dell'ambiente che ha il territorio di Carovigno. E soprattutto sulla costa avvengono questi fenomeni che sono da ripudiare e da censurare. Si parla molto spesso di incendi dolosi. Ho organizzato questa giornata di mobilitazione generale proprio perché vogliamo denunciare lo stato di abbandono in cui si ritrovano le nostre marine. Non è soltanto Pantanagianni che si ritrova in questa situazione, ma tutta la marina di Carovigno. Tenendo conto che il comune, non più di 8 mesi fa, nel periodo di Pasqua, voleva chiedere la bandiera blu addirittura. Se questo è il biglietto da visita per una bandiera blu, voglio vedere che cosa dobbiamo fare nel futuro. Siamo oggi qui a Pantanagianni a testimoniare come Rinascita Civica e Ciclo Amici il nostro attaccamento al territorio. Siamo partiti stamattina da Brindisi. Non potevamo mancare oggi perché, essendo associazioni molto attaccate alla tutela del territorio, il nostro bellissimo territorio da difendere a denti stretti e da rivalutare, siamo venuti oggi a testimoniare il nostro sdegno dopo l'incendio, sembra doloso, di cui è stato vittima la frazione, la località balneare di Pantanagianni, dove è andato a fuoco appunto il canneto storico di Pantanagianni. Quindi ancora una volta, per l'ennesima volta, la natura, l'ambiente del territorio costiero di Carovigno viene messo a dura prova rispetto invece alla necessità che il Comune tuteli il territorio, l'ambiente e la natura. Diciamo che l'attrazione turistica di questo nostro paesaggio di Carovigno è la natura e l'ambiente. Se il tutto viene distrutto per pensare poi successivamente a cementificare gran parte delle aree che vengono messe a repentaglio, così come è successo anche per il canalone di Mezzaluna, il canneto, le pinete sono da tutelare perché sono polmone verde della costa e dobbiamo necessariamente tutelare. Quindi siamo presenti all'iniziativa di tutela dell'ambiente e del territorio per dare un segnale forte contro un ennesimo incendio che c'è stato nell'area di Pantanagianni. Io spero che l'iniziativa di oggi stimoli l'amministrazione comunale di Carovigno, governata dal centrodestra, che è completamente assente, totalmente assente sulla tutela della costa e del territorio. In quest'area sono avvenuti anche fenomeni di distruzione delle dune, cioè dune secolari che la natura ci ha dato molte volte per ospitare sdraghi, ombrelloni appartenenti a villaggi che sono stati costruiti sulla zona, significa che vengono messi a disposizione di questi e tolti alla fruizione pubblica della collettività. C'è anche tutto il problema della zona umida che comunque è nella zona di Pantanagianni. Una zona umida bellissima, piccolina, questo sì, però già circondata dal cemento. Vorrebbero sicuramente continuare a farlo, distruggere tutto quanto. Se potessero, a Carovigno costruirebbero anche sulla spiaggia. Forse ci arriveremo a fare queste costruzioni. Dobbiamo muoverci perché dobbiamo lasciare che il nostro territorio rimanga quantomeno intatto quel poco che è rimasto. Non possiamo continuare che l'incuria di poche persone sia il biglietto da visita di questa nostra meravigliosa cittadina. La dobbiamo amare di più e non dobbiamo continuare a lamentarci, ci dobbiamo muovere, e anche queste manifestazioni sono un momento di cultura, perché noi ci siamo sul territorio, ci sta la gente, c'è Legambiente, c'è il WWF di Brindisi, c'è il gruppo Archeo Brindisi, la Protezione Civile, c'è la gente comune, la gente che ci abita, i
carovignesi e tutto. Il lavoro delle forze dell'ordine, soprattutto quello della finanza, ma anche delle altre forze che sovrintendono alla tutela del territorio, della salute e dell'ambiente. Questa è una dimostrazione di come il territorio di Carovigno e la costa è abbandonato completamente a se stessa. Dobbiamo dire grazie a questo lavoro, cioè molte volte il comune è completamente assente, nemmeno il lavoro di supplenza, perché il lavoro di supplenza lo fanno le associazioni ambientaliste, i movimenti, le forze politiche che amano e tengono a cuore la costa e il territorio, la natura, l'ambiente. Ci troviamo in un posto bellissimo del territorio di Carovigno. Come vedete ci sono anche discariche vicino abusive. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare.